Such una buona canzone de Galletta Capone, ai sera la cantava annanzi a Monsignor, ai sera la cantava annanzi a Monsignor. Zomba harilla, zomba suricilla, zomba riabullilla, zomba chiciappa. Zomba adu, zomba farfariella, zomba riavola culliscella. E l'uriavola sarra vota sotto la lulietta, tutte prieve te chi l'ha vista. E l'uriavola sarra vota notte pazzea, buona giornata con le femmine. Zombo regolari, gine, zombo varca mare, zombo povera marinare, zombo povera marinare. Zombo morte, zombo zinicole, zombo la gamba, zombo riavola che non vuole, zombo riavola che non vuole. A Marzalo, mercato rossa, la si è venuta una figliola che non è cresciuta ancora. E l'uriavola sarra crea sotto la veste la creatura, sta nascosta una fattura, sta nascosta una fattura, sta nascosta una fattura. Zomba, zomba la luna piena, zomba l'ugalla senza la capa. Gira, gira la vita in rota, chi fa l'un male se l'ha da aspettare. Zombo munne, zomba la terra, zomba chi fa la guerra, zomba piglia errore, zombo guarracine, zomba chi va massin, zombo riava la casa dire, zomba la nannella, zomba luce gatta che a salire non c'è mai stata. Se portata a San Nicola, se portata a Badessa, se portata a chi vuoi. Uno, due e tre, chi sta meglio me, quando veno male tempo, chi sta meglio me. Una, due e tre, chi sta meglio me, quando veno male tempo, chi sta meglio me. Zombilla, 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 zombilla. Una, due e tre, chi sta meglio me, quando veno male tempo, chi sta meglio me. Una, due e tre, chi sta meglio me, quando veno male tempo, chi sta meglio me. Zomba ca, zomba chi non crede, zomba riava la cata ve, zomba piezze pane, zomba ne sorderà se mai. Zomba la chiave, zomba mascatur, zomba condra la creatura, zomba bastone, ma fa una mazziata. Zomba riava la con la spada. Għal-ftit minuti ħassejna li għedin Napli bis-sem ta' Matteo fil-program tana li jista nistiednu biex jina għatawek ma' Valentina. Benvenuta Valentina, è un onore ospitarvi qua nel nostro programma. È un onore per noi. Matteo, vi assicuro che noi parliamo un po' di italiano qua a Malta, però il napoletano non lo capiamo. Ci può dare un po' di, un po' di sfondo a quel pezzo che hai appena fatto? Sì, allora dunque, come vedete mi sono levato la maschera che respira, insomma, un po'. Sì, sì, ti ringrazio. Che era impegnativo, molto impegnativo. Sì, molto, perché di fiato ci vuole molto, sì, fiato, sì, per, sì, fare, come avete notato. Molto divertente. Sì, sì, è un canto popolare esorcizzante, nel senso che è un canto che parla comunque, insomma, è una ballata che parla un po' del diavolo. Del diavolo? Sì, del diavolo. Fine. Però è un canto esorcizzante, quindi comunque non è qualcosa, è un qualcosa che ha a che fare comunque con il popolo. Con il rito. Con il rito, sì, con il lavoro, con le con cose. Le tradizioni. Sì, e poi comunque anche una ballad, no? Insomma, no? Cioè, sì. Ha quasi un ritmo di una pizzica, quasi, quindi quasi pugliese. Quindi e si conosce, sì, la, sì, gente conosce, no, questo, certo, canto. Sì, sì, questo qui è qualcosa che appartiene alla vostra identità. Sì, sì, assolutamente. Questo è un pezzo che faceva parte di Musica Nova, insomma, di fine anni, sì, 70, 80, ma è stata comunque scritta. Però prese, queste cose vengono sempre prese dai conti popolari, no? Dal popolo. Sì, sì, sì. Insomma, quindi. Sì. E io sono un portatore sano della tradizione.
passione, questa mi fa piacere, insomma, è una cosa che faccio con orgoglio. È molto bello che lei ha portato questa musica, questa tradizione qua nel nostro programma. Grazie. Valentina, la canzone di Mia Martina è una canzone che ci emoziona tanto. Emoziona tanto e emoziona anche a chi poi la interpreta. Infatti, non so se si è notato, ero molto emozionata anche io. Sì. Quindi è qualcosa, diciamo, di bello. È qualcosa di bello, parla d'amore. Quindi anche noi interpreti, quando lo andiamo a cantare, comunque scaviamo un po' dentro di noi per poi interpretarla nel migliore dei modi. Quindi spero che vi ho fatto emozionare con il brano. Io mi sono emozionata, è un brano che poi Mia Martini è una leggenda. È Mia Martini, Mia Martini, sì, non si tocca. Quindi io l'ho fatta a modo mio, facendo capire un po' la mia emozione, quindi tua. spero che e com'è l'esperienza emozione con la nostra band? Sì, sono bravissimi, siete dei musicisti bravissimi. È davvero un onore per noi ospitarvi qua. Noi abbiamo un filmato, Anna Filmat, ta Matteo, e lì, che ne ha Rai 1. Un sì. po' ci capisci quando parliamo sì, in maltese, come, è vero? Certamente. Ci può spiegare questo filmato? Sì, assolutamente. Questo è... Eccomi, sono io. Sì. Questo, allora, io lavoro al Teatro Trianon, sono nella compagnia stabile della canzone napoletana diretta da Marisa Laurito, e insomma, e quindi noi ogni mese facciamo questo spettacolo che si chiama Adagio Napoletano. Okay. E poi insieme con la dottoressa Maiello stiamo organizzando comunque degli eventi che vorremmo, insomma, portare, che faremo qui a Malta. Poi il discorso, questo qui è il discorso con tutta la compagnia, insomma. Poi io ho anche un discorso mio, insomma, da performer personale, insomma. Però durante la mia carriera durante i miei comunque anni di professionismo, ho lavorato poi con tante personalità, oltre appunto a Marisa Laurito, di cui ho appena citato. Ho lavorato anche con Luca De Filippo a teatro, ho lavorato con Franco Rosi, insomma, con Gigi Proietti al Globe Theater di Roma. Quindi, insomma, per fortuna posso essere contento, insomma, a 36 anni di aver fatto delle ottime esperienze e di ancora farle tuttora, perché sono discorsi molto aperti, molto importanti. E voi avete progetti di fare qualcosa a Malta? Assolutamente, cioè, assolutamente sì. A parte che è meravigliosa, sì. Malta è la prima volta bellissima, che veniamo, quindi la prima cosa abbiamo notato che amate i napoletani, quindi per noi è una cosa meravigliosa. Sì, e è noi vero. Vi amiamo, siete stati molto ospitali, quindi sicuramente torneremo altre volte. Non e io solo per mi fare, auguro anche... che sarò presente ai sì. vostri progetti, ai vostri certo, concerti. Non ci fa piacerissimo. E certo. facciamo tanti auguri a grazie, voi. Grazie. Per la vostra carriera professionale, ma anche per i progetti a Malta. Sì, infatti. Grazie Matteo, grazie anche mille. Valentina. Mela, Anna Semmoro, vicino a Bru, il Rebbiha, il semifinalista, insomma, tal-akhar group ta' The Entertainer Singing Challenge li għaddew għas-semifinali. Ftit mużika ta' sfond minn kategorija A għaddit Kylie Mikallef.